punibili, perché voi immaginate che poi ovviamente chiedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dei compensi assolutamente irrisori rispetto alla mole di lavoro che svolgono, quindi io gliene sono immensamente grata veramente di questo canale collaborativo che si è aperto e instaurato, ma il curatore del minore nei procedimenti altamente conflittuali è di fondamentale ausilio e di importanza per il giudice, perché è quello che dà voce a questo figlio nel processo e dà una voce assolutamente disinteressata, super partes, perché come dico sempre io ai ragazzi quando li ascolto per sciogliere quel velo che hanno di imbarazzo, anche perché chissà come viene vissuto nel giudice, nell'immaginifico, poi per fortuna essendo una donna anche minuta si spontano quando mi vedono, insomma, non sono un omone, insomma, ed incombente, come dico sempre io ai bambini, i bambini e i ragazzi per me hanno sempre ragione e quindi il curatore del minore per me è di fondamentale importanza per un'interlocuzione diretta con il giudice, per una voce che porta del minore nel processo, una voce giuridica, ovviamente, perché è quello che sovente si rapporta poi direttamente ai servizi, allo psicologo e fa delle richieste al giudice che sono davvero dettate solo ed esclusivamente dall'interesse del minore. Non ne dobbiamo fare un abuso, ovviamente, non essendo neanche normato per i procedimenti separativi, ma vi assicuro che nei procedimenti altamente conflittuali e quei famosi divorzi a cui ho fatto riferimento prima, all'inizio, io li ho nominato, è stata una chiave di svolta del procedimento, perché mi hanno fatto una serie di domande, portando una serie di istanze, rappresentando una serie di situazioni che io altrimenti non sarei venuta a conoscere, non sarei venuta a sapere. La norma c'è e ovviamente lo dobbiamo sempre trovare, un giudice di aggancio normativo ci mancherebbe altro, questo è scontato, però torno a ripetere, ce lo dà anche il legislatore sovranazionale, quindi tutto di famiglia, la normativa sovranazionale è di fondamentale importanza. Ma ce lo dice anche un diritto alla, parla di diritto all'assistenza legale, è sancito anche dai principi fondamentali delle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, scusate se leggo il titolo un po' lungo, varate dal Consiglio dei Ministri appunto dell'Europa il 17 novembre 2000. Sono interessantissime queste linee guida perché non hanno una portata precettiva di applicazione diretta e immediata nell'ordinamento dei paesi dell'Unione Europea, ma hanno una portata programmatica secondo me di fondamentale importanza, contengono una serie di principi di cui noi non possiamo ignorare l'esistenza e tra questi vi è anche il diritto all'assistenza legale del minore. E ho 5 minuti, grazie. E volevo toccare e anche un po' sollecitare l'intervento di psicologi e psichiatri su un altro strumento che io ho sempre visto come un mezzo di tutela del minore, ma la Cassazione ci ha stroncato nel 2015, come tutti sapete, che è il percorso di sostegno al, vedo qualche sorriso in mamma, che è il percorso di sostegno alla genitorialità. Ora, facendo una breve sintesi di biografia, proprio chi non è strettamente addetto ai lavori, noi finora abbiamo prescritto su consiglio peraltro dei consulenti tecnici, non così insomma di nostra iniziativa, ai genitori altamente conflittuali, sovente si sollecitavano, si prescrivevano, intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, con una motivazione che, pur prendendo atto del disposto dell'articolo 32 della nostra Costituzione, che comunque vede trattamenti sanitari obbligatori perché il percorso di sostegno alla genitorialità è un percorso terapeutico, lo sappiamo tutti. Pur essendo vietati gli interventi terapeutici obbligatori al di fuori delle ipotesi strettamente previste dalla legge, abbiamo sempre ritenuto che potesse essere prescritto un invito forte, diciamo, ai genitori ad intraprendere questo percorso in nome anche della salvaguardia di altre due norme costituzionali altrettanto fondamentali, che sono gli articoli
2 e 3 della Costituzione, quindi il diritto del minore ad una sana ed equilibrata crescita, ad un raggiungimento di un vero, effettivo, reale equilibrio psicofisico che passa anche attraverso quella ricomposizione di cui ci ha egregiamente parlato la dottoressa Sciarretta. La Cassazione nel 2015 ci ha stroncato in effetti questa cosa, però abbiamo anche trovato un modo di recuperarla ed ci ha stroncato questa imposizione dicendo appunto che il trattamento di sostegno alla genitorialità, alla sentenza, la parola la conoscete tutti, del credo la 13506 del 2015, perché il trattamento di sostegno alla genitorialità, il percorso di sostegno, è un percorso terapeutico che in quanto tale non può essere prescritto perché viola l'articolo 32 della Costituzione. Ora, dopo un'ampia riflessione e dopo un confronto fatto con i colleghi di Roma, e dopo aver letto ovviamente i provvedimenti sia del Tribunale di Roma che del Tribunale di Milano, che sono i due maggiori tribunali, insomma, in Italia, hanno una sezione della famiglia carinissima a cui noi giudici di provincia dobbiamo sempre umilmente guardare per carità, però siamo arrivati d'accordo con il Presidente, un'altra collega che da poco si occupa di famiglia, ad elaborare un percorso motivazionale che in realtà consenta l'invio dei genitori ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità anche dopo la sentenza del 2015, nella espressa ovviamente consapevolezza del difforme orientamento della sentenza, perché in realtà il percorso di sostegno alla genitorialità non è un obbligo comunque che può essere coercibile in qualche maniera, abbiamo detto è essenzialmente un onere, come tale l'adempimento dipende da un comportamento del soggetto onerato, non è che è suscettibile di esecuzione coattiva o di conseguenze sanzionatorie sul piano personale, ma io diciamo espressamente nel provvedimento, pur nella libertà del soggetto di aderire ad un aderire e sanare un onere, può essere un elemento che concorre a valutare la genitorialità di quel soggetto, e del resto il giudice della famiglia è chiamato a realizzare, a tentare di realizzare le condizioni per migliori nell'interesse del minore. L'interesse del minore passa, ce lo dice l'articolo 337, ce lo dicono gli articoli 337 bis, in primo luogo per un regime di affido condiviso del minore per mantenere l'integrità dei rapporti con entrambi i rami genitoriali. D'altra parte la stessa Cassazione ci dice pure che la conflittualità genitoriale non è più ostacolo all'affidamento condiviso dei minori, e allora nella perdurante conflittualità genitoriale che non è più ostacolo all'affidamento condiviso dei minori, il percorso di sostegno alla genitorialità si pone soltanto come strumento proprio al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale che noi dobbiamo sempre guardare, che è quello di attribuzioni di effettivi e reali poteri paritetici ad entrambi i genitori. In questi casi l'unico strumento che ha il giudice per cercare di riportare su un binario di effettiva parità genitoriale e pienezza di poteri, comunque intesi come poteri, facoltà, diritti, doveri, passati nell'espressione semplice ma che vuole essere riduttiva, è il percorso di sostegno alla genitorialità che passa attraverso il superamento del conflitto, che ha come obiettivo proprio quello di restituire due genitori integri, sani e pieni al minore. Vediamo se regge l'appello. Io però vi devo dire che al di là della palese che ha dato a questo percorso la Cassazione, nella pratica è stato solente accolto molto bene dalla maggior parte dei genitori che fuori dalle aule di giustizia, quando sono stati messi da uno psicologo, perché ovviamente questo è il compito dello psicologo, di fronte a uno psicologo capace, di fronte alle conseguenze devastanti e perdurate del loro conflitto, aveva sui figli, io vi devo dire che tanti genitori
sono tornati con un atteggiamento, quantomeno su quel piano, assolutamente diverso. Quindi al di là poi della sfumatura della Cassazione, devo dire che in passato è stato veramente ben accolto, per non parlare del fatto che tanti avvocati, anche senza i loro clienti, dicevano: dottoressa, che lo dica lei, perché così ci vanno. Questo è un rapporto di totale, devo dire, collaborazione che io ho sempre avuto. Un cenno volevo fare al ruolo, perché secondo me è di fondamentale importanza proprio nell'ottica della tutela del minore, al ruolo che ha il giudice di merito nell'attuazione dei provvedimenti relativi ai minori. Ora, non c'è una disciplina uniforme nel nostro ordinamento e questo è un grosso punto, una grossa lacuna del nostro ordinamento. Però una cosa è pacifica: l'attuazione dei provvedimenti all'affidamento dei minori è compito del giudice di merito, ce lo dice l'articolo 337 ter, quando alla fine delle norme che vi ho detto, alla fine dell'uno dei commi che vi ho letto, prevede espressamente che all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento di tutte le prove provvede il giudice del merito, ovvero il giudice del procedimento in corso. Al giudice del procedimento in corso fa riferimento l'articolo 709 ter, al giudice di merito fa riferimento ancora l'articolo 709 ter, scusate, al giudice di merito ancora riferimento l'articolo 242 ter, ultimo comma del codice civile, relativamente al contenuto degli ordini di protezione. Allora, soprattutto laddove si tratti di attuare dei provvedimenti che sono provvedimenti forti, radicalmente incisivi sulla vita del minore, quale è un cambio di collocamento senza arrivare al collocamento in casa della famiglia, è dovere, doveroso da parte del giudice di merito attuare, mettere per iscritto, prescrivere esattamente, indicare esattamente e analiticamente le modalità attuative di quel provvedimento. Abbiamo tutti in mente le scene drammatiche di quel bambino del nord Italia che sono lacerati, non ricordo la località in cui è stato, grazie Cittadella, di cui è stato preso per le mani e i piedi, sono una cosa raccapricciante. Lì anche il sistema, tutti abbiamo, non partito, non so un termine peggiore da trovare, cioè la vergognarsi di fronte ai nostri figli, perché siamo tutti responsabili dei nostri figli, non quelli che mettiamo al mondo, ma tutti proprio. È un fallimento totale. Il giudice di merito in questo ha una responsabilità fondamentale, ma certo non può stare da solo. E in questo torniamo all'approccio multidisciplinare dal quale pure ero partita all'inizio del mio intervento, perché è fondamentale la rete, ma la rete dei servizi, degli assistenti sociali, del consultorio, della neuropsichiatria infantile e anche, se necessario, delle forze dell'ordine, ma devono coordinarsi con i servizi, andare in borghese, essere soprattutto tutti questi operatori coordinati dal giudice. Devo dire, noi a Civitarete siamo riusciti ad attuare con questa regia anche un collocamento in casa, famiglia, che poi è sempre traumatico per il figlio, cioè non è inutile che ce lo nascondiamo, nessuno nega il contrario, ma certo non lo dobbiamo rendere così drammatico, non solo traumatico, perché c'è una fetta di trauma che non possiamo evitare. Quello che possiamo evitare, dobbiamo evitare, e questo è il ruolo del giudice di merito, è di fondamentale importanza e responsabilità nella coordinazione e direzione dei servizi che si sentono a loro volta giustamente tutelati se c'è una regia del tribunale e dietro. E la necessità dell'approccio multidisciplinare oramai è sancita sempre dalle famose linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per la giustizia misura di minore, ne fanno riferimento dal punto A5, ma anche i punti 75 e seguenti, proprio relativamente all'attuazione, anche relativamente all'attuazione del minore. Mi permetto poi di dire in ultimo, e poi dunque chiedendo scusa se sono andata, non ho controllato ora, un po' oltre, con la funzione del giudice tutelare della vigilanza dei provvedimenti resi in sede di separazione, divorzio o intervento dei figli non matrimoniali. Qui è fondamentale la norma, e mi sono appassionata a questa materia partendo proprio da questo, perché il mio primo amore è stato il giudice tutelare, e per
10 anni mi sono occupata dei procedimenti di cui all'articolo 237 codice civile, che vedo che non è molto applicato. Il giudice tutelare, norma del 237 codice civile, e questo è rimasto intentato anche dopo la riforma, ha il compito di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti dati appunto in sede di separazione, divorzio, notifica, affido dei figli non matrimoniali, di cadenza dalla risparmio, tutti quelli che prima erano solo ed esclusivamente di competenza del tribunale di origine dalle 330 e seguenti, che adesso ovvero decadenza, sospensione della responsabilità territoriale, che adesso sono come sapete di competenza del tribunale ordinario, se pende contestualmente un procedimento separativo o di affidamento. Il giudice tutelare deve vigilare, dice la norma, sull'attuazione di questi provvedimenti. Ora non è che si vigila il giudice tutelare personalmente, vi immaginate tutte le copie, però quello è un veicolo importante, secondo me è uno strumento che va valorizzato assolutamente, un veicolo importante per accedere ai servizi territoriali. Io nel numeroso 337 CC di cui mi sono occupata in passato appunto come giudice tutelare, che a volte poi ho innanzitutto ho avuto modo di conoscere tutti i servizi presenti sul territorio, perché questa è stata la mia la primaria della conoscenza, ma soprattutto di consentire alle parti di accedere a questi servizi, di avere, qui lo dobbiamo sempre riservare ai casi più conflittuali, ma di quello che di oggi parliamo, di avere una supervisione, qualcuno che poi, un operatore imparziale che riferisca al giudice e che promuova anche interventi dalle visite domiciliari ai colloqui periodici di assistenti sociali e psicologi con i genitori e poi riferisca al giudice. Che può fare il giudice tutelare? Non può assolutamente certo modificare i provvedimenti del tribunale, ci mancherebbe, questo è pacifico, la Cassazione ce l'ha costantemente detto, ma la norma è chiarissima, ce l'ha detto nel 2000, l'ha ribadito nel 2014.